Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci con un'altra puntata di Alan Wake 2. Allora, siamo con Alan e andiamo avanti. E vediamo che succede. Che angoscia, ragazzi, però, mamma mia. Questa non so se dovrò tagliarla o meno, ragazzi, vediamo un po'. Ho capito dove devo andare, vabbè.
Ok, quindi vuol dire che adesso incominciamo a sparare, mi sa, eh. E ricarica. Mortacci tu, oh. Si parano davanti come dei dannati, si qua, eh. Mi dai le pile, mi servono i proiettili, non le pile. No, i proiettili ne ho un po'.
La sagra del liscio? Dai, carica, mamma mia, che è lentissimo a ricaricare. La miseria, ragazzi, cioè. La ricarica più lenta di questa non l'ho mai vista. Siamo di nuovo qua.
And I thought this place couldn't get any stranger. Ragazzi, ho saltato perché probabilmente queste canzoni sono tutte sotto copyright, poi vedremo in fase di... ce le lascerò oppure no. Andiamo di nuovo dove ero prima qua. Chi è? Questo è quello di prima. Salve. Salviamo, la scatola ci abbiamo poco da mettere, penso. Oddio, questi li possiamo posare. Anche i kit. Uno. No. Due, tutti e due ragazzi, tanto. It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find out more. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Solito telefono. Alan, listen. Do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh, man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Questo è lo stesso posto di prima. Vedo, o no? No. Sì, il talk. The Ocean View Hotel è lì. Hotel my destination. Quindi devo andare di qua.
ce l'ho di fronte a me. È lì. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, mazza che entrata. To find another way in. Calma, Alan, stai calmo. With only dream logic to lead me to the hotel, I look to the neon signs for guidance. Non ho capito come entrare. The story I was building was fragile, constantly under attack. Forse dal vicolo, there was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Escape before it was too late. Too late again. Adesso li scrivono due volte i sottotitoli per... noi siamo sicuri che li leggiamo. Qua non c'è niente, ok, no, guardavo giusto per...
secondo me sono tornato allo stesso posto. No, sembra di no. Grazie. Porca miseria. Ma io non posso salire, o sì? Come ci arrivo?
capisco lì, mi dà... No, non vedo nulla. Posso neanche scendere lì. Abbiamo lasciato qualcosa, dove cambiare. Ma dove vado? Forse devo tornare indietro, eh. Sono perso, ragazzi, tanto per cambiare, cioè non capisco dove accidenti devo andare, un labirinto qua, ma porca miseria. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close.
Non capisco. Ti sfugge qualcosa, sicuramente. Ma io lo do, non ce l'ho dall'altro lato, non ce l'ho di qua. Non capisci niente, ragazzi, no? Trammato. Shit. Ragazzi, non so cosa, come al solito, qui io mi perdo con queste parti qua. Ma non cambia niente, non è cambiato niente, ragazzi, è sempre uguale qua. Madonna, ragazzi, non, io non... capisco come faccio ad andare di là. The lights affected where the door led to. Le parti di Alan Wake è inutile, sono un po' ingarbugliate, un po' tanto, direi. E io esco di qua, ma non c'è niente lì, cioè, ragazzi, boh, sarò io che sono handicappato, può essere.
E porca miseria, ecco la vedi, maledetta. Chi è? Comunque, non chiedetemi come ho fatto, ma ad arrivarci, sinceramente, non lo so neanche io, ma va bene, l'importante è che ci siamo arrivati. Almeno, penso, eh. Barman, you caught my eye. I could use that shotgun. Dovrei posarlo per sta roba. Mi servirebbe una scatola, cosa che non c'è. Vediamo un attimo. Io volevo però andare a prendere il fucile, ragazzi, lo so. Vediamo se riesco a prenderlo.
Allora, lasciamo questi. Dovrebbe starci adesso il salvato, il fucilozzo. Questo ci piace. Ok, adesso possiamo andare. Volevo chiedere, credere se posso prendermi la luce. Sì, ok. Ma porco cane. Ma è in modo questo. È modo questo di... avete rotto 3/4 di, come si dice, no? E qual è il codice adesso qua? Dove lo trovo il codice? Scusate, mi sono perso qualcosa pure. Cosa ancora qua? Probabilmente sì. Non c'è niente, ragazzi, non so. Ragazzi, non lo so.
Allora, il codice dovrebbe essere 2550. Ho messo, ah, non ho altri slot. Scusate un attimo, però was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Sì, non ho ancora la mappa, vabbè. This temple of shadow and mist. There's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing. Am I standing still or running or kneeling? E chi è sto qua? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet, the diver. You look like me, how the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Al. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room,
In this room. 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 It's returned, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Featuring a murder cult. How meta can it get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater.
A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. Allora, direi ragazzi di salvare, poi ci fermiamo qua per questo episodio. Come al solito, ragazzi, prima di salutarci vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale, lasciando un mi piace al video. Ripeto, gesti assolutamente gratuiti, un semplice click, non c'è nessun impegno, soprattutto nessun costo da parte vostra, ma per me è importante, insomma, mi date una mano a crescere nel canale. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente.